costruito nel 53 avanti Cristo in pregiato marmo grigio di La Purdum. Questo splendido edificio ospita una pletora di magnifiche sculture e bassorilievi che purtroppo non avremo il tempo di descrivere nei dettagli. Bene, possiamo dare inizio al livello del gioco Asterix e Obelix Slap Them All 2. Il palazzo. Siamo nel palazzo, ragazzi. I nemici sono sempre gli stessi, è vero, quando li affrontiamo sono sempre gli stessi, non cambiano mai, non c'è mai nessuno nuovo. Certo, in questo gioco il creatore non poteva mettere nuovi nemici, e invece ha messo i soliti come nel gioco precedente. Però io mi diverto lo stesso. La reception è chiusa, non c'è bisogno di fare la fila. Guardate quante statue ci sono. Legionnaires, non-believers have infiltrated these walls. I need volunteers to search the premises. It's swarming with Romans. There's one. Get the call. Affrontiamo ancora romani e centurioni. I centurioni diventano sia boss che nemici. Usciamo dal palazzo. Guardate, c'è una rissa. I romani e i briganti stanno litigando. Si picchiano. Quando picchiate questi nemici urlano di dolore. Mi sa che devo percorrere la strada in senso contrario. Devo andare giù. Allora è da quella parte che devo andare. Ma guardate un po' che roba. Anche nel palazzo si fa una rissa. Chi l'avrebbe mai detto? Non possiamo cantare vittoria troppo presto, ragazzi. Il gioco non è ancora finito. Non si sa come va a finire. Io mi ricordo che il gioco precedente finiva benissimo, il primo Slap Them All. Ma non so come finirà il secondo. Bene, si scende. Questo video sta durando tanto. È dura. È vero. È lunga sta recensione.
Oh, questo pirata mi sta rompendo. Mi sta facendo perdere la pazienza. Con questa mossa ho le spade rotanti. E mi fa perdere un sacco di salute. Maybe I could propose my new menhirs. Never know. Ora io mi chiedo, quale sarà la strada giusta, ragazzi? Quale sarà la strada per finire il livello alla svelta? Avete visto? Mi è ritornata la mia barra della salute. È proprio lui, Lentix. Io non sono ubriaco di vino d'orzo. Sempre a combinare guai, vero? E sempre senza cervello. E scappa via, purtroppo. Boia, ma la recensione dura parecchio. Sto facendo un video troppo lungo. Il livello non è ancora finito. I briganti e i pirati continuano ad arrivare, ma io ce la faccio a eliminarli tutti. Sto alla grande, guarda che forza distruttiva. Niente, non c'è nulla qui sotto. Ma raggiungiamo l'uscita. Penso che sia per di qua. Questo posto è enorme. Oh, finalmente il livello è finito. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Vi saluto. Ciao da Gabri Host.